Benvenuti e bentornati amici, qui è Karma Rosso. Andiamo a vedere che cosa succede per la luna che va dal 16 di ottobre al 14 di novembre per voi, cari Leone. Ovviamente, per quelli di voi che hanno bisogno di mettersi in contatto con me, vedete sullo schermo il mio indirizzo email. Ho anche una pagina Facebook, ma come dico sempre, se volete un recapito veramente diretto e volete avere la possibilità che vi risponda il più presto possibile, usate la mail. Allora, energie generali del leone per questa luna. Energie generali del leone per questa luna. Energie generali del leone per questa luna. Ma guarda un po'. Allora, i leoni stanno cercando di uscire da un circolo vizioso, o almeno di riscattarsi da una condizione che anche troppo a lungo direi li ha tenuti sotto le grinfie. Forse per qualcuno si tratta addirittura di recidere il legame con qualche rapporto karmico, potrebbe essere, però in generale vi vedo subito con questa luna molto focalizzati, molto assorti nel cercare di rimettervi in piedi molto velocemente. Quindi credo che per molti il focus sarà sul creare una strategia di vita, ma soprattutto sul lavoro, proprio sul lavoro inteso in maniera classica. Quindi più di qualcuno sarà alla ricerca, più di qualcuno magari troverà anche una proposta, vi posso dire che è altamente probabile. E il risultato finale è assolutamente glorioso e anche piuttosto veloce. Quindi, se già avete bisogno di sentirvi rassicurati su questo, sono felice di dirvi sì. Mandate il vostro curriculum, siate speranzosi, ci sono persone che sono pronte a dire di sì. C'è anche voglia da parte vostra non solo di impegnarvi, di riscattarvi, ma anche di lasciarvi andare magari a qualche situazione un po' più leggera, che ne so, in famiglia, con gli amici. Divertimento anche in solitaria per quelli che amano semplicemente stare con la propria compagnia. Vi vedo anche però riflettere molto in maniera saggia questa volta, non solo e non tanto solo per creare una strategia di vita o per avere il lavoro dei vostri sogni, ma in generale io credo che vi fermerete a pensare in maniera molto più organizzata a quello che vi è successo negli ultimi tempi e a quello che volete che vi succeda poi nel futuro. Quindi, confusione? No, neanche un po'. Chiarezza? Sì. Va di pari passo poi la chiarezza in altri ambiti della vita. Io credo che questa sia una cosa che non si vedeva da tempo in generale, ma soprattutto nel leone, l'entusiasmo. Mi piace molto e credo che l'entusiasmo per voi parta un po' dal cuore, per cui se le situazioni circostanti vi mettono in una posizione di non riuscire per un lungo periodo ad esprimervi in qualche maniera, o dovete focalizzare l'attenzione su un obiettivo che esula da quello che sarebbe la vostra inclinazione naturale, tendete un po', diciamo, a impoverirvi energeticamente. E invece qui una serie di, chiamiamole coincidenze, ma sapete che non esistono. Vi danno modo di risentirvi vivi, vi danno modo quindi di sperare, di ripensare e rifare, magari anche se serve, le cose in maniera diversa. Sono molto contenta per voi. Allora, andiamo a vedere l'amore. Per quelli del leone che si ritengono impegnati, per quelli del leone che si ritengono impegnati, si ritengono emotivamente impegnati, che si ritengono emotivamente impegnati. Beh, ragazzi, se cercavate una conferma del valore che avete per la persona a cui state pensando, penso proprio che arriverà con calma, con molta calma, è un'energia che va un po' lenta, però va costante e va sicura.
Io credo che la vostra sensazione più bella in questa situazione sarà quella di vedere che alla fine i vostri sforzi portano un risultato. Per cui, che resta da dirmi? Non vedo possibilità di fallimento a questo punto. L'energia qui è proprio quella del successo, cioè ci sono delle carte fantastiche, quindi. Potrebbe anche essere che qualcuno voglia allargare un po' la famiglia e non abbia bisogno di credere che gli serva l'aiuto di altro o di un elemento esterno o che gli servano dei fondi per fare questo. Io credo che semplicemente troverete modo di arrangiarvi, come si dice. Che forse è questo anche che vi rende più felici, perché una volta che vi sentite forti, diciamo, no? Come persone, riuscite anche a donare meglio. Per cui molto bene. Andiamo a vedere i leoni che si ritengono single. Beh, ma qui c'è un nuovo incontro, che poi da queste carte potrebbe tranquillamente essere l'amore di una vita, soulmate, qualcosa che inizia innocentemente o in maniera abbastanza leggera, poi va consolidandosi fortemente. Arriviamo a parlare di famiglia, in senso più o meno classico, dipende dai gusti personali. Se non state cercando, non avete assolutamente intenzione di cercare, non vi arrabbiate, non vi sto augurando di innamorarvi se non volete, però mi sa che probabilmente la maggior parte di chi mi guarda, essendo io qui a fare una lettura generale, si sente pronto per una storia. O forse non si sente pronto, ma lo scopre di essere quando questa persona si propone nella vostra vita. È una persona nuova, eh? Bene, fantastico, siamo andati via veloci perché non c'era veramente niente di male di cui parlare. Allora, io vi auguro di rivederci con la prossima luna, sempre con queste bellissime notizie. Vi ringrazio di essere stati qui. E qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao.